Nella prima metà del secolo XX, che ha visto affermarsi sulla scena della storia i grandi totalitarismi del mondo occidentale, Papa Pio XI, con l'enciclica Quas Primas dell'11 dicembre 1925, a coronamento del giubileo che si celebrava in quell'anno, introdusse nel calendario liturgico della Chiesa romana la festa di Cristo Re. Con un tale documento magisteriale, il pontefice intendeva dimostrare che la regalità di Cristo implicava per i cattolici il dovere di fare quanto in loro potere per tendere verso l'ideale di uno Stato cattolico. Tuttavia, con le migliori intenzioni, la povera festa di Cristo Re resta una di quelle definite di idea o di concetto. È entrata nel calendario liturgico riformato dopo il Concilio Vaticano II, collocata al termine dell'anno liturgico come ultima domenica. E noi, che nel nostro piccolo, facendo obbedienza all'annata corrente, stiamo chiudendo il ciclo liturgico B, siamo rimandati alla pericope evangelica che ascoltiamo nella liturgia di questa domenica, presa dal quarto Evangelo, a quel dialogo a tratti surreale che Giovanni narra e che ha come protagonisti Ponzio Pilato ed un malconcio Gesù, portatogli al mattino dopo una notte movimentata dai capi religiosi di Gerusalemme con l'accusa di sedizione. La scena di Gesù davanti a Pilato ha ispirato artisti di ogni tempo. Il prefetto romano è stato raffigurato nelle pose e nell'abbigliamento più disparati, talvolta da magistrato, talaltra da militare, comunque sempre assiso su di uno scranno segno del suo potere, ma che Gesù, come annota lo stesso Vangelo di Giovanni, gli ricorda essere solo delegato. Quasi sempre gli artisti hanno evidenziato il celebre gesto del lavarsi le mani, che ricorda la sua scelta di non decidere secondo giustizia, ma di acconsentire semplicemente alla richiesta della folla. In tutti i dipinti, però, la figura di Gesù è una costante, in alcuni casi più emaciato e dolente, in altri più imponente, quasi statuaria, ma sta al centro della scena, quasi dominandola. Un pittore che probabilmente ai più non dirà nulla, Nikolai Nikolaevich Gie, pittore russo della seconda metà del XIX secolo, che possiamo incasellare nell'alveo della pittura realista, ha immaginato la scena del dialogo tra Pilato e Gesù in un modo assolutamente anticonvenzionale, che, azzardo con estrema libertà, sembra far riferimento in egual misura al racconto giovanneo e al grande inquisitore di Dostoevskij. Il dipinto in questione, Che cos'è la verità, datato 1890, il cui titolo è ispirato alla domanda retorica che Pilato lascia al povero rabbi Galileo che ha tentato di interrogare, rifiutato dalla mostra per la quale era stato pensato, oggi è conservato in un prestigioso museo moscovita, la Galleria Tretiakov. Lontano dalle convenzioni iconografiche legate a questo soggetto pittorico, vediamo lo spazientito Pilato che appare in primo piano, visto di spalle e modellato dalla luce che entra di taglio, avvolto nella sua toga da magistrato che lo fa somigliare quasi ad una colonna. Mentre, in secondo piano, un uomo in penombra distoglie lo sguardo quasi non fosse interessato alle parole del potente rappresentante dell'imperatore romano. Il Gesù di Nikolai Gie non solo ha perso la ribalta di questa scena sulla quale tradizionalmente si era imposto, ma, così defilato e poco illuminato, sembra quasi insignificante. Mi viene da pensare, Gie ci ha mostrato ciò che gli occhi e la mente dell'alto funzionario romano hanno visto, un povero uomo, un mentecatto, col quale riteneva non valesse la pena perdere tempo e sulla cui vita hanno prevalso la logica dell'opportunità e dell'ordine pubblico. Certamente il linguaggio pittorico di Gie risulta essere molesto, fastidioso, fuori dai canoni estetici ed iconografici dell'arte sacra. Eppure, deposti ogni precomprensione religiosa e ogni rivestimento teologico o tentativi di lettura esegetica, cosa resta di questa scena evangelica che chiude il cammino di un anno liturgico, se non la difficoltà di confrontarci con l'interrogativo sul regno che un povero uomo marginale ci lascia lì, restando nella penombra che la luce decisa delle nostre certezze genera impaziente?